tratta di far incontrare la domanda e l'offerta sul mercato privato della locazione e quindi recuperare alloggi oggi sfitti per metterli a disposizione di quelle famiglie che rientrano nella cosiddetta fascia grigia di nuclei che oggi faticano a permanere sul mercato libero, però hanno scarse possibilità di avere un'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono nuclei familiari che precauzionalmente fanno richiesta di inserimento nelle graduatorie ERP, in realtà poi per tutta una serie di parametri che sono molteplici, che poi concorrono a comporre queste graduatorie, restano bassi nelle classifiche, perché paradossalmente, passatemi il termine, sono troppo ricchi per avere un'assegnazione di ERP, in realtà fanno, ripeto, fatica a stare sul mercato privato. Per fare un esempio, è la classica famiglia di quattro persone dove magari uno dei due genitori ha perso il lavoro e già rientra in questa casistica. Oggi abbiamo definito quelli che sono i criteri di massima, ci sarà una prossima conferenza sociosanitaria nella quale andremo a chiudere tutte le varie partite che sono ancora aperte. Il Comune di Piacenza, in base a un'idea di contribuzione pari a 0,25 per residente, ha già messo a bilancio i 25.000 euro per quest'anno, perché praticamente il fondo andrà ogni anno andrà integrato. Stiamo aspettando di definire quelle che sono le cifre rispetto agli altri comuni sopra i 1.000 abitanti, che sarà presumibilmente ancora questo 0,25 residente, e quelli invece sotto i 1.000 abitanti della provincia probabilmente si definirà una cifra una tantum che verrà versata senza parametri con i residenti. La disponibilità è quella di un affitto a canone concordato 3+2, quindi secondo criteri di legge, oppure i canoni quelli specifici per studenti universitari, perché chiaramente ci rivolgiamo anche ai giovani. Dov'è la novità e dov'è il vantaggio per il proprietario, che quindi speriamo di incentivare a assegnare all'agenzia per l'affitto i propri locali? Il vantaggio sta nel fatto che appunto ci sarà questo fondo di garanzia a copertura di recupero di morosità o di spese condominiali non pagate o di eventuali danni che eccedono il valore della cauzione. Quindi è un affiancamento che come agenzia viene fatto rispetto ai proprietari per un importo massimo a contratto di 6.000 euro.